Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Vi siete mai chiesti chi è il figlio del dottor Nauzaradan di Vite al Limite? Nessuno ci sarebbe mai arrivato, ecco di chi si tratta. Nel 2022 il programma televisivo My600LB Life in Italia messo in onda con il nome di Vite al Limite festeggia 10 anni dal suo debutto sulla rete televisiva americana TLC mentre in Italia sarà il 2023 l'anno in cui il programma compie 10 anni dalla sua messa in onda nel nostro paese sull'emittente Real Time. In ogni episodio il reality segue una persona che ha dei problemi di obesità per quasi un anno mettendo in risalto le problematiche che questa gente ha per via del loro stato di salute. Dottor Nauzaradan, ecco chi è il figlio famoso. Il programma mostra come questi pazienti si sottopongono ad una cura per dimagrire e perdere peso il più delle volte sottoponendosi dell'operazione del bypass gastrico per far sì che i loro problemi dovuti dall'obesità finiscano. Ad operare questi pazienti e a seguirli nel loro percorso c'è il dottor Yaunan Nauzaradan la cui voce italiana è stata per 8 edizioni di Giorgio Lopez e a partire dalla nona, dopo la scomparsa del doppiatore, di Gianni Giuliano. Inizialmente la serie doveva essere di poche puntate e avrebbe coinvolto soltanto 5 pazienti ma per via del successo riscosso si è deciso di realizzare una vera e propria serie con più puntate. Nella prima stagione, il percorso in cui i pazienti vengono seguiti va dal 2004 al 2011 per una durata di 11 anni, in quanto questa doveva essere solo di poche puntate e a partire dalla seconda il percorso dura un anno mentre nell'ottava stagione alcuni casi soltanto per 6 mesi. Il programma ha avuto anche uno spin-off intitolato Vite al Limite. E poi dove vengono mostrati i risultati della perdita di peso dei pazienti della serie TV Madre e l'operazione che questi subiscono per la rimozione di pelle in eccesso dovuta dal dimagrimento. Lo show però ha ricevuto molte critiche per via dei metodi del dottor Nauzaradan e per via di alcune accuse fatte contro lo specialista e il programma stesso per la motivazione che alcuni protagonisti delle puntate si sono tolti la vita. Il figlio di uno di questi ha anche intentato una causa ai danni dello show per via della spettacolarizzazione della privacy dei pazienti e della mancanza di supporto psicologico nei loro confronti. Ecco di chi è padre il dottore di Vite al Limite. Nonostante queste accuse, il programma è continuato ad andare avanti e a essere prodotto e la fama del dottor Nauzaradan è cresciuta in modo esponenziale fino ad arrivare a diventare una vera e propria icona della televisione. Nato a Teheran, il medico è considerato uno dei primi ad aver utilizzato la chirurgia bariatrica ed è autore di molti testi legati all'obesità utilizzati in ambito universitario ed è considerato un pioniere nella sua specialità. Grazie alla trasmissione Vite al Limite, ottiene una grande popolarità e scrive altri 2 libri legati alla sua esperienza televisiva e la sua foto è stata attaccata su molti frigoriferi per incitare la gente a non mangiare tanto. Dal punto di vista sentimentale è stato sposato dal 1975 al 2022 con Dolores McEdmond dal quale ha avuto 3 figli ed uno di questo è molto importante per il mondo della televisione e nessuno se ne era mai reso conto. Si tratta di Jonathan Nauzaradan che è legato sia a suo padre che alla trasmissione Vite al Limite dato che è uno dei registi del programma e nel 2003 ha fondato la Megalomedia, agenzia che collabora con il programma in questione e anche con altri show tra cui Queens by Surprise e Emmy. Jonathan è molto simile a suo padre ed è sposato con un figlio di 10 anni e quindi ha reso il dottor Nauzaradan nonno e chissà se in famiglia è severo come lo è con i suoi pazienti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.